Assolutamente, attenzione, non allarmismo, cioè non bisogna andare in farmacia a comprare le mascherine, non ha alcun senso, non bisogna evitare i ristoranti cinesi, dove tra l'altro ci vanno una volta alla settimana, non bisogna discriminare le persone di nessun tipo, bisogna stare certamente attenti, questo sì, non, nessun allarme, nessun allarmismo, nessun momento di panico, attenzione certamente sì, però le nostre autorità, le istituzioni, il governo e le autorità sanitarie si stanno comportando in maniera perfetta e stanno mettendo in atto tutte le precauzioni e tutte le cose che vanno fatte in questo tipo di situazioni. Prima cosa, lo sottolineo, il cittadino in questione si è comportato in maniera esemplare perché non ha compromesso strutture sanitarie. Sapeva all'insorgere del fenomeno e ovviamente dei primi sintomi di chiamare direttamente ovviamente un percorso di tipo protetto, non lo ha visto compromettere strutture sanitarie e oggi in questo momento mi stringo agli auguri di pronta guarigione, mi auguro, è ricoverato al Policlinico. Dunque, la situazione è sotto controllo, noi nei giorni precedenti, nelle settimane precedenti, avevamo lavorato per creare tutte le condizioni perché ci fossero dei percorsi protetti per tutti i pazienti che avessero un accesso sia ai casi sospetti che ai casi accertati. Sì, i nuovi casi modenesi sono tutti legati allo stesso focolaio, che è quello che diciamo era di quell'imprenditore che era stato nell'Odigiano e che diciamo, sono tutti ristretti a questa cerchia. La situazione è, io tocco tutto quello che devo toccare, però rispetto alle condizioni di Lombardia e Veneto al momento è una situazione nella quale noi conosciamo che i 9 casi di positività che abbiamo arrivano tutti dal focolaio di Codogno. L'ordinanza contiene delle misure che durano una settimana e che sostanzialmente sospendono l'attività didattica nelle università e nelle scuole di ogni ordine e grado, anche nei servizi educativi, sia pubblici che privati, a cominciare dai nidi. Per quello che riguarda Modena, noi non abbiamo avuto ancora delle disdette e non abbiamo avuto dei problemi, tra l'altro non ho ricevuto né telefonate di colleghi né niente di tutto questo allarmismo che sicuramente c'è e l'abbiamo riscontrato su Roma, dunque a Roma sicuramente ci sono state delle problematiche, ci sono delle problematiche, però diciamo la verità è un problema che dovrà essere risolto, speriamo nel più breve tempo possibile, perché per il turismo qualsiasi piuma che porti a destra, a sinistra, al centro, problematiche di questo genere fanno molto male.
Sappiamo che a dicembre è stata pubblicata una delibera di giunta che stabilisce la riapertura della discarica che fa seguito ad un iter autorizzativo che è partito già dal 2018. Un iter che presenta diverse falle dal punto di vista soprattutto formale, perché non è stata data la possibilità ai cittadini, come previsto, di presentare delle osservazioni nei confronti di questo progetto. Quello che è stato stabilito dall'amministrazione è appunto questa riapertura di una discarica ormai chiusa, stabilita definitivamente chiusa e avviata al post mortem. Questo ha scatenato ovviamente l'indignazione di tutti i cittadini medollesi, in particolare villafranchesi, che si ritroverebbero ad avere 245.000 tonnellate di rifiuti in questo territorio già martoriato dal sisma, dall'alluvione, che ha già dato tanto su questo tema negli anni passati.